Ce la farò oggi a ricordarmi come si giocano i Link, ma dubito. Ehi, ben trovati, benvenuti in questo nuovo appuntamento con Yu-Gi-Oh! Legacy of the Duelist Link Evolution, arco di Yu-Gi-Oh! Brains. Vediamo se oggi Andrea Link riuscirà a giocare in maniera alquanto decente, o meglio, riuscirà a giocare in generale qualche Link. I misteri, Brains, vediamo un po' chi sono gli sfidanti, non me lo dicono. Ah, sono Varys oggi, infatti avevo intravisto un po' l'aspetto, e Fanciulla Fantasma, lei ancora non si è arresa. Lei vuole vendetta a tutti i costi. Vediamo un po' il suo gioco. Magari stavolta non ci sono... No, i Link ci sono per forza, quelli ormai sono uno staple. Oh, bella Breaker, gli mette il segnalino. Buono, non male. Anche perché è molto buono il segnalino, ti arriva a 1009 e poi puoi distruggere una carta, non è male. Ecco, ho dei Link piuttosto interessanti. Drago tripla esplosione, bello. Ma guarda, io farei subito una cosa, no? Mo' tanto che ce l'ho in mano, la provo. Tanto male che va, mi rovina il gioco. Allora, evochiamo qua, lancio rapido. Vuoi mettere in catena? Sì, no, aspetta, aspetta. Fammela fare una volta per una, perché l'altra volta mi ci ha fregato. L'altra volta non vorrei ritrovarmi brutte sorprese. In difesa e in attacco è uguale. Attivo un altro lancio rapido. Evoco un altro mostro tipo drago. Ora gioco un po' a caso, devo ammetterlo. Non mi sto leggendo gli effetti e nulla. Bene o male mi ricordo quello che fanno. Però lancio rapido mi permette di evocare un mostro drago e distruggerlo poi nella end phase. E non può neanche attaccare. Quindi è un po' una fregatura. Però ragazzi, io devo evocare assolutamente un mostro Link. Perché così si gioca Yu-Gi-Oh! Per forza mostri Link in questo. E più che altro in questa serie. Facciamo distruzione schiacciante. E le distruggo questa. Ma guarda, metto anello distruttivo. Ma sì, metto anello distruttivo coperto, mo mi romperà un po' le scatole, ma ehi. Che ci vuoi fare? Va così. Breaker, che fa? Per distruggermi la carta, vero? Beh, immaginavo. Vabbè, dai. Allora, questo qui ha 2100 di difesa, può essere giocato, l'effetto non è proprio il massimo della vita, ma posso ragionarci sopra. Allora, Behemoth bifronte, ehi. Gioco in posizione di difesa, qua il Gran Maestro Custode del Reliquiario e me la finisco. Mi servirebbe qualcosa per attaccare, non per difendere. Oh, Altergeist evoca, cavolo, delle belle femminucce sono. Chi evoca? Un'altra femmina. Utilizza delle donne per evocare altre donne, è un incubo. Merda. Eccolo, perfetto. Ho fatto una battuta e ora ne pago le conseguenze. E attacca diretto, certo, 500. Che facciamo? Non attacchiamo diretto. Bene. Certo. 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 Cosa? Boia, non sono per i tentacoli, ma le meduse non mi dispiacciono. Cioè, la gorgone, non le meduse pesci. Comunque, vabbè, sono un fan delle Monster Girl, ragazzi. È un problema mio. È un kink mio. Allora, lei ha due mostri in teoria in campo. Quindi posso attivare l'effetto di accensione, settore di avvio. Posso evocare tanti mostri mizzile sul campo fino alla differenza. Me li evoca in difesa, giusto? E lei qui non ha giurisdizione. Ok, va bene. Mi conviene evocare i Behemoth per fare un altro mostro da... Sì, mi conviene assolutamente. Mi conviene assolutamente fare l'evocazione Link. Anche se in realtà... Facciamolo, dai. Secondo me giocare i Link, ve lo dico, è la cosa più sbagliata che possa esserci. Sono sincero. Sono sincero. Posso esserlo sincero. Secondo me giocare i Link è sbagliato, però lo voglio fare comunque per imparare. Voglio comunque farlo per imparare. Sì, per imparare che non devo giocarli. Ok, attacco qua l'Alterga. Porca. Cosa? Cosa? Mi ha bloccato l'attacco perché ha l'effetto di quella carta. Mi attacca diretto, poi mi distrugge il mostro.
No, sacrifica un mostro per evocarne un altro. Cosa? Sul lato. Sì. Attivo custode del reliquiario dal cimitero. Lo metto in difesa. Mo' attaccami. Avanti, attaccami, attaccami! Che fai, non attacchi ora? Non può attaccare. Oddio, no. Sì, vabbè, ragazzi, però, cioè, giocare così è impossibile. Sono i peggiori deck mai costruiti, Link. Gli avversari sono sempre più forti. Chi è mo questo? Ancora questa? Oddio, non la sopporto più questa. Per favore, basta. Uccidimi, ti prego. A questo punto voglio perdere. Sì. Attivo questo effetto, vai. Alleluia. Annulla l'effetto. Beccati questa. Animala. Beccati questa, animala. Chi è? Altergeist multi-impostore. Un altro ce ne voleva. Che cosa vuole fare? Perché? Troppo, troppo, è troppo. E va bene. Mo' evoca Link, evoca. L'ho detto che evocava Link. Mamma mia, ragazzi, che palle. Non la sopporto più sta lotta, voglio finirla. Ancora! Basta! Basta! Finisci il turno! Posso evocare il drago bomba topologica. Va bene, va male, non mi interessa. Voglio solo finire questo duello a questo punto. Vabbè, no, non posso annullare l'effetto dopo. No. Ma non va bene. Non va bene, questa carta può attaccare direttamente, non va bene. E hanno bannato mostro resuscitato, vi ricordo. Cioè, tu mi stai dicendo che l'unica volta che non ho giocato dei mostri Link vinco la sfida? Non devo giocare i mostri Link allora, tu mi stai dicendo questo? In un gioco che basa il gameplay sui mostri Link, non devo giocarli. Vabbè, c'era una volta. Chi è che c'era una volta? Spettro e Blue Angel. Spettro. Oh no, Truccastella. No, Truccastella, no. Truccastella, no. No, posso dare fuoco alle carte Truccastella, per favore? Ti prego. Ma sì, tanto. Ok, provo a fare una giocata. Evoco Aromagus Kananga. Termino il turno. Ora, devo vedere se Aroma Serafia Angelico, quello che è. Il problema è che ora non posso attivare questa carta trappola. Certo, perché c'è la carta lì che mi annulla. Sì, voglio attivare l'effetto. I miei life point sono più bassi, non sono più alti. Però vabbè, scarto Aroma Serafia Angelica, vai. Aromus Kananga qua. Non è servito a niente. Che deck inutile proprio, guarda, è un deck inutile. Fatto sta che devono capitare carte buone. In un deck dove le carte buone non ci sono. E quello è il punto. Vabbè. Comunque, andiamo avanti. Cioè, è inutile che io mi sforzi. Tanto c'ho sempre quelle truccastelle che sono delle. Non lo so. Non so come definirle. Non sono classificabili, ecco. Allora, io ve lo dico. Non riuscendo a giocare normalmente Yu-Gi-Oh! Con i deck che ti dà la storia, devo ricorrere ai deck del gioco, agli altri deck. E i deck che mi hanno sempre dato più soddisfazione sono i deck fusione, quindi giocherò con quelli da ora in poi.
Non me ne va di perdere tempo più e più volte sullo stesso duello quando è chiaro che non va. Non ho voglia. E col deck fusione sono contento di poter dire che ho vinto al primo tentativo. Io non vorrei giocare altri deck che non siano quelli della storia, ma me lo rendono impossibile. Tanto per cambiare faccio anche duello sul ponte. Provo a giocare con il deck della storia, ma se non ce la faccio io. Mi faccio tutto quanto V-Rains con col deck fusione, non me ne frega niente. Già mi sento male. Cioè, sentirsi male già solo guardando queste carte vuol dire che c'è qualcosa che non va. Evochiamo specialmente Link Assassino. One time pass codice. Lo conta come mostro? Uno più mostri. Segna mostri, non dovrebbero essere mostri secondo il gioco, ma... Va bene, evoca, l'ho posizionato e a questo punto attaccherei. E termino il turno qui. Che carta? Oh mio Dio, è una carta. Oh mio Dio. Però ne paga 1000. Questa carta nelle mie 3 prove mai avuta, ma comunque. Ancora! Durante il turno di tutti, ma che palle! Ah, daje! Ma ha finito il turno, ha finito. No, no, cioè, durante il turno. No, vabbè, questo devo. Devo assolutamente fermarlo prima che sia troppo tardi. Non va affatto bene così. Non va affatto bene, no, no. E guadagna 500 life point, che ti devo dire? Guadagna ne altri. Ne paga 1000 per prendersi. Ma deve farlo per forza? No, puoi! Non è che devi. Io non evoco. E sì, vabbè, abbiamo capito. Ogni fine turno, ogni turno che ti pare, va bene. Ne paga. Ma scemo questo. Cosa vuole fare? Evoca, ok. E attacca. E se la prende in saccoccia. Ma scemo. Io non evoco Link neanche se mi paghi, porca miseria. Ma stai scherzando? Ma mi rovino per giocare i Link, ma tu sei pazzo. Ho vinto. È il deck di Spettro che fa alquanto schifo. Questo era chiaro però, quello l'avevo già visto nei miei 3 tentativi, si era visto. Comunque sono riuscito a fare questi 3 duelli perché l'ultimo è durato il tempo che ci mette ad asciugarsi uno sputo sotto il sole durante una giornata afosa di agosto, quindi direi che va benissimo così. Amici, io ve lo ripeto ancora una volta per quelli che skippano i video. Io se mi trovo in difficoltà a giocare il deck della storia, gioco quello fusione, che è il migliore a quanto pare. Ad ogni modo, io vi ringrazio per aver seguito questo pessimo video. In descrizione trovate tutti quanti i link utili e ci vediamo ovviamente domani con un nuovo video. Bye bye.